Ciao a tutti qui Superlupin 777 e benvenuti in questa nuova puntata della Nuzlocke Challenge qui su Pokémon Nero 2 con Randomizer. Allora, temo che noi dovremmo entrare qua dentro per trovare il nostro amico Aristide, perché mi sembra che stessimo cercando lui, se non erro, nello scorso episodio. Quindi non perdiamo altro tempo e fiondiamoci all'interno di questa palestra, vediamo un po' se in effetti dobbiamo andare qua o cosa. Cosa mi dici tu? Ti do il benvenuto nella palestra di Boreduopoli. Innanzitutto prendi quest'acqua fresca, grazie mille dell'acqua fresca, ma sinceramente non so cosa farmene. Me la metterò nel gul. Hai visto queste statue di drago in tutta Unima? Delle statue di drago così grandi si trovano solo in questa palestra. E infatti eccolo lì il nostro Aristide. Quindi sì, va bene, grazie. Rimanga tra noi, sono deboli alle mosse di tipo ghiaccio e quelle di tipo drago. Lo so già. E appunto per questo io ho Pokémon con mosse di tipo ghiaccio. Andiamo a controllare perché non ricordo più niente. È un po' di tempo, cioè dall'ultimo episodio che avete visto, più o meno che non gioco. Oh, lui è Slavina, eccellente. E gli altri, nessuno ha mosse di tipo drago barra ghiaccio? Sembrerebbe di no. Proviamo a iniziare subito con Drapion, quindi, e a vedere quel che succede. Intanto saliamo sul dorso di questo drago e vediamo un po' dove andiamo a finire. Ok, vorrei andare proprio là, dal nostro amico, che c'è su questa coda di drago. Punta sempre più in alto, come un drago che vola verso il cielo. Va bene, lo farò. E andiamo a sfidare questo tizio col cappello, che forse attiverà i comandi per spostare il drago. Non mi ricordo esattamente come funzioni la cosa. Forse avrei dovuto dar retta a quel vecchiaccio. Comunque c'è Dusclops. Che coglione, perché pensavo ai tipi dei Pokémon che poi sono randomizzati? Quindi sono andato un po' io nel pallone adesso. E mi rendo conto che non sia il Pokémon esattamente migliore Drapion per fronteggiare un Dusclops, ma ci voglio provare lo stesso con un terremoto. Vediamo un po' che cosa riusciamo a fare al nostro avversario. Direi ben poco, l'avversario ha il Geoforza, quindi ci conviene scappare da questo campo di battaglia. Ok, guardate come mi colpisce duramente l'avversario. Pokémon quindi. Contro Pokémon di tipo terra potrei mandare, cioè con mosse di tipo terra potrei mandare il mio Sceptile, ma lui cosa ha? Inseguimento, ok, che potrebbe colpire l'avversario abbastanza duramente, ma temo non sia sufficiente. L'avversario è Pokémon al 46. Pokémon al 46, cazzo. Questo non va affatto bene, non va affatto bene. Vabbè, proviamo a mandare Sceptile a vedere cosa succede. Cioè, il mio Pokémon più alto di livello è il livello 40. Questi giocano con Pokémon al 46 e il primo allenatore, non è neanche il capo palestra. Geoforza del nemico, Sceptile spero riesca a reggerlo, perché dovrebbe poterlo reggere, ok? Bravissimo, Sceptile, non ti cala neanche la difesa speciale e ciò è un bene. Andiamo per l'inseguimento su quel coglionazzo, vediamo un po' quanto li toglie. Temo poco e in effetti è pochissimo. Sdoppiatore dell'avversario, ai ai ai, che dolore, che dolore. E purtroppo non posso reggere un altro attacco simile del nemico, giusto? Quindi li manderei contro Slaking. Ragazzi, guardate un po' quanto sono in difficoltà soltanto per affrontare il primo Pokémon. Forse avrei dovuto allenare un po' i miei Pokémon, un po' più i miei Pokémon, perché così temo non finirà molto bene. Ok, sdoppiatore dell'avversario va a colpirmi, colpiscimi pure, pezzo d'ano, perché io adesso vado per un Fendifoglia e vediamo se è sufficiente a buttare giù quel Dusclops definitivamente oppure intende rimanere sul campo di battaglia ancora a lungo. Temo voglia rimanere ancora a lungo perché va per il Geoforza e quindi va a colpire sul fronte speciale il mio Pigrone con un brutto colpo tra l'altro, ma a questo punto sono in grado di buttare giù il Pokémon dell'avversario e direi anche per fortuna. Purtroppo Dusclops è un Pokémon molto difensivo nonostante non abbia l'Evolcondensa in questo caso, credo, penso proprio di sì, perché gli strumenti non dovrebbero essere randomizzati. Quindi niente, mi tocca tornare a ricaricare i Pokémon e mi sa che mi toccherà farlo diverse volte. Quindi facciamo una breve pausa mentre carico i Pokémon ogni volta. Ok, già che c'ero ne ho approfittato per dare un paio di caramelle rare al mio Slaking, un paio proprio nel vero senso della parola perché gliene ho dati due. E adesso che cazzo devo fare? Proviamo a fare sinistra e vedere un po' se mi manda dove c'è quel piede di drago. Ok, dovremmo proprio colpirlo. Perfetto, quindi andiamo a sfidare questo nostro compagno di disavventure. La difesa è tutto. E cazzo, qui abbiamo un Pokémon difensore. No, perché sono randomizzati, quindi spero proprio di trovarci contro un bel Rattata, magari sarebbe fantastico. E manda in campo Reperior. Cazzo, cazzo, cazzo. Non va affatto bene trovarsi contro un Reperior, soprattutto se è al 45, quando il tuo Pokémon è a livello 40. Voglio pregare che l'avversario non abbia mosse di tipo terra, me lo auguro proprio con tutto il mio cuore, quindi vado ad attaccare con terremoto questo Reperior, ma non gli faccio niente. Elettrogelo dell'avversario, attenzione. Elettrogelo dell'avversario, che dovrebbe comunque essere una mossa di tipo ghiaccio, giusto?
Sì, dovrebbe essere proprio una mossa di tipo ghiaccio. Ragion per cui li manderei contro il mio Beartic, anche se non so come possa attaccare per via traverse questo Reaperior. Quindi andiamo contro Beartic, iniziamo a fare ciò. Beartic che appena ha lasciato il condividi esperienza a non mi ricordo chi. L'ho lasciato, non ricordo esattamente. Ma facciamo un ultimo canto. Facciamo un bell'ultimo canto. Non ci credo, non ci voglio credere. Non ci voglio fottutamente credere. Quante probabilità aveva di avere malo sguardo quel figlio di cane? Quante ne aveva? No, adesso ho abbassato gli FPS. Ho sbagliato tasto, scusatemi. Quante probabilità aveva di avere malo sguardo? Quante, quante, davvero, cazzo. Quindi adesso gli ultimi canti scendono a 3 turni. Ciò significa che dobbiamo fare fuori in 2 turni l'avversario. E l'unico modo che ho per farlo è usare Cannon Flash e far calare la difesa speciale dell'avversario, sperando di poter reggere un pugno scarica dell'avversario, che ce la faccio, 73 di vita, ti prego Cannon Flash, ti prego Cannon Flash, ti scongiuro Cannon Flash, fai il buono, ok, non ha fatto un cazzo, ti prego brutto colpo, brutto colpalo. Brutto colpo, arriva il pugno rapido del nemico, quindi ha 2 mosse di priorità, tutte e 2 super efficaci su di me, mi manda 19 di vita. Arriva il secondo cannon flash, ti scongiuro, brutto colpo. Non ce la facciamo. Proviamo a sostituire. Proviamo. Ma non ci fa sostituire mai Pokémon. Infatti, Beartic che non può essere sostituito, Cristo santo. Ma come facciamo? Ora come facciamo? Sono proprio curioso di saperlo. Insistiamo ancora con l'ultimo cannon flash. E dall'altra parte addirittura va a sfotterci così la nostra nemica e a mandare in campo Bailiff. Vaffanculo, troia bastarda. Mi riferisco all'allenatrice, non al povero Bailiff che è pure maschio. E quindi Beartic è esausto. È esausto per colpa sua. Cioè è andato a distruggersi da solo, ad autodistruggersi. Però qua c'è Sceptile con il generatore V. Ma vorrei mandare in campo Frusta, che è sicuramente un Pokémon meno sbilanciato in fatto di drop di statistiche, come è il nostro Sceptile, perché gli calano 3 statistiche ad attacco. Andiamo col fuoco bomba e vediamo di aprire a metà quel Bailiff pezzo di culo, ok? E adesso andiamo a finire anche l'altro pezzo anale, che è quel Reaperior, che ha soltanto 2 mosse di priorità che non dovrebbero andare ad infastidire più di tanto il nostro Frusta. Almeno questo è ciò che mi auguro, perché. Malo sguardo, cazzo, ma da dove gli è uscito il malo sguardo? Terremoto. E ok, andiamo a finire così questo Reaperior di cazzo. Ah, che sfiga poi, tra l'altro. L'è rimasto con pochissimi PS, poteva arrivarmi un calo in difesa speciale. Invece no, dovevamo proprio perdere il nostro Beartic. Proprio perderlo. Vaffanculo. Vaffanculo, davvero. Lo stile di lotta dell'allenatore è diverso. Perché non ho dato una caramella rara a lui al posto di darla al nostro Slaking? No, probabilmente ho fatto bene così, però. Col senno di poi l'avrei data al mio Beartic in modo tale da avere la potenza sufficiente ad eliminare quell'anale di un come cazzo si chiama? Reaperior. Comunque devo tornare al centro Poké, quindi altra pausa. Ok, penso di avere un valido sostituto, Snover, sempre tipo ghiaccio, lo manteniamo al posto di Beartic. E anche delle belle mosse a macro forza come abilità, che probabilmente andrà a perdere con l'evoluzione, non lo so, quindi speriamo di farlo evolvere. Le ho dato il condividi esperienza subito e Soak dalla parte avversaria. Soak contro il mio Raikou stavolta, ho messo Frusta come primo Pokémon in campo e invece sarebbe stato meglio lasciare il nostro Drapion, ma fa niente, va bene così, perché siamo sfigati e lo sappiamo. Quindi, contro quel Soak, che cosa fare? Inizierei subito con un terremotino. Vediamo un po' se li facciamo tremare la terra sotto i piedi, come resiste quel Soak, ammesso che resista, resiste molto bene. Molto bene è la risposta. Proviamo invece col tuono shock, quindi con una mossa stabbata che potrebbe rischiare di paralizzare l'avversario. Bolla del nemico! Attenzione, finché ha bolla e viso truce, a me va benissimo così. Finché ha queste 2 mosse però. Non deve averne delle altre, quindi tuono shock, vediamo di paralizzarlo, neanche per il cazzo. Roccia tomba così facciamo calare la velocità. L'avversario insiste con bolla, attenzione. Bolla, best mossa EU. Attenzione, mi ha tolto 8 di vita e evita l'attacco sto pezzodano. Ancora bolla, incredibile. L'avversario sembra soltanto intenzionato a spararmi bolle in faccia. E grazie, ti prego, grazie di essere così buono e non figlio di cagna come quell'altro che mi va a fare malo sguardo proprio nel turno in cui uso ultimo canto. L'unico turno in cui l'ho mai usato in tutta questa Nuzlocke, credo. Ecco che va a usarmi malo sguardo.
bastardo davvero quel Riperior, e ora abbiamo un cimitero che è andato ancora ad ingrandirsi. La nostra velocità cala, quindi l'avversario proprio insiste sulla nostra velocità, vuole farcela calare del tutto, e io insisterei, scusate, a suon di terremoti a questo punto, perché sembra essere la mossa che toglie di più al nostro avversario. Ok, quindi questo Soak sembra avere soltanto bolla come mossa d'attacco, andiamo a fare il tuono shock, speriamo non abbia sorpreso, ok, insiste ancora con la bolla, puoi fare anche tutti i brutti colpi che vuoi, tutti i drop di velocità che vuoi, ma adesso ti mando KO con questo tuono shock, quindi perfetto, Frusta è stato utile come primo Pokémon che è andato a sconfiggere. Manda in campo Marip l'avversario, ma io lascerei in campo Frusta, sapete? Che al terremoto l'avversario è tipo elettro, io sono tipo elettro, va bene così, andiamo per il terremoto sperando che non abbia brutte sorprese, ok, tipo destini obbligati, visto che uno mi va a usare malo sguardo proprio in quel turno, magari questo c'è il destino obbligato. Sicuro. Ribaltiro dell'avversario, ok. E quindi va a mandare in campo il mio Snover, ti prego, sì, grandissimo. Quindi Snover può prendere più esperienza ancora dalla lotta contro questo Pokémon. Andrei per il Pallaclima, tanto per andare per una mossa. E sono più veloce dell'avversario, eccellente. Quindi il Pallaclima colpisce e quel Marip se ne va KO. Vediamo un po' quanta esperienza va a donarci. Non moltissima, mi aspettavo un po' di più. Ma va bene, andiamo a sconfiggere quindi il nostro dottore. Dottore. Sconfitto. Per quanto riguarda gli allenatori qui sopra, quello a destra fa lotte in triplo, quello a sinistra fa lotte a rotazione. Ok, grazie dell'informazione, quindi mi vado a fare una lotta in triplo, quasi quasi, e lascio Snover fuori dai giochi, così almeno va a prendersi tutta l'esperienza del mondo. Per la lotta in triplo chi usare? È la prima volta che non devo andare a ricaricare i Pokémon, sarà una cosa buona o una cosa cattiva? Non lo so, comunque mettiamo Pigrone nel mezzo che sembra essere il Pokémon più resistente. Scusate, sembra essere il Pokémon più resistente dei tre. E andiamo a curare il nostro amico qua. Il nostro Frusta deve essere curato perché non voglio assolutamente andare a perderlo. Quindi andiamo qui nelle cose che curano i PS. E andiamo a dargli una super potion eccellente, che dovrebbe essere sufficiente, vero? Sì, è sufficientissima. Quindi, sono sicuro di voler lasciare quei tre Pokémon. Ma sì, dai, lasciamo loro tre e proseguiamo il nostro cammino. Proseguiamolo verso il su, verso il sopra. E andiamo a quello destra, era vero? Mi sembra proprio di sì. Andiamo alle mani di questo dragone e sulla testa invece troveremo il nostro Aristide. Ora non so se fare anche la lotta a rotazione. Giudicherò a seconda di come va questa lotta in triplo. E spam! Tiriamo una musata alla mano di quel drago. Eccellente. Quindi andiamo subito a parlare col mister lotta in triplo. E olè. Perfetto, parte la sfida di Dante veterano che manda subito in campo Gligar e non ho letto gli altri, Eevee e Hitmonchan. Il più pericoloso potrebbe essere quell'Hitmonchan. E vediamo se sono stato fortunato. Ho qualcuno con cui colpire quell'Hitmonchan? Ma non qualcuno in particolare. Non qualcuno proprio in particolare. Ma potrei andare benissimo per un tuono shock su Eevee, che non me ne frega un cazzo. E corpo scontro su Hitmonchan stesso, che spero di spezzare a metà con questa mossa. Dopodiché andare con uno psicolancio, no, quello lì è terra volante, quindi su Slavina, con Slavina su Gligar. Eccellente, proviamo così. Tuono Shock colpisce Eevee, non dovrebbe mandarlo KO, e in effetti non gli fa molto. Arriva il corpo scontro su Hitmonchan e ti prego paralizza, paralizza, no, non paralizza nessuno, arriva l'oltraggio dell'avversario che va a colpire proprio il nostro Drapion, quindi Slavina avrà potenza doppia nel caso in cui riuscissimo ad attaccare l'avversario che va per l'ossoclava con Hitmonchan su Frusta e questo non mi piace per un cazzo, non mi piace per un cazzo, c'è la mia Baccarancia che si attiva, incredibile, gliel'ho data così a caso questa Baccarancia e ossoclava non è quella che colpisce più volte, vero? Ok, per fortuna no. Arriva lo psicolancio di quell'Eevee, ti prego su Slaking, vai su Slaking, eccellente. Per fortuna è andato proprio sul nostro Slaking, quindi è andato a infrangersi così su un muro quell'attacco. Arriva la Slavina su quel Gligar che lascia di sicuro il campo di battaglia. Certamente lascia il campo di battaglia, Gligar, pezzo di culo, eccellente. Eccellente, va bene così. Gligar quindi ci lascia e arriva un po' di esperienza per il nostro amico. Come si chiama? Snover? Sì, 553, non è tantissimo. E dunque, quell'Hitmonchan era andato per l'ossoclava, vero? Sì. Sì, è andato proprio per quella mossa del cazzo. Quindi,
Sapendo che è andato per una mossa di tipo terra, io quasi quasi, per essere sicuro, li mando contro il mio Sceptile. Mandiamo contro il mio Sceptile e facciamo presto. Oppure no, al posto di Sceptile, li mandiamo contro il mio Snover. Snover, così almeno prende un po' di esperienza in più. Eccolo qua, vai, presentati sul campo di battaglia. Mentre con il nostro pigrone andrei a colpire con un corpo scontro proprio Hitmonchan. Eevee ha avuto un drop in attacco speciale spaventoso, quindi spero possa non romperci tanto il cazzo. Io per sicurezza vado per la stessa mossa che lui ha fatto su di lui con il mio Drapion. Quindi Frusta viene ritirato, entra in campo Snover. Snover, fatti onore perché voglio una bomba Snow all'interno del mio team. Arriva il corpo scontro su quell'Hitmonchan, vediamo se è sufficiente buttarlo giù. Certamente è sufficiente buttarlo giù, ti prego pigrone sei al 40 perché mi fai paura, sempre al 39, sei il mio Pokémon più bulkoso che ho. E nessuno sale di livello? No, nessuno. Psicolancio su quell'Eevee. È sufficiente o non è sufficiente a buttarlo giù? Ti prego dimmi che sei sufficiente. No, non è sufficiente a buttarlo giù. Ho un drop in attacco speciale, non mi importa moltissimo. E arriva l'aerasoio del nemico che quindi va a fare buon danno su Snover, purtroppo. Purtroppo. Brutto colpo su Drapion, tra l'altro. Quindi Snover, puoi andare benissimo per un Velen Puntura, vai, per questa mossa. Pigrone può andare per un corpo scontro e quindi mettere la parola fine a questa lotta. E Drapion vai pure per una slavina, così a caso su quell'Eevee. E quindi questo Eevee, purtroppo per lui, non ha più speranze. Basta il corpo scontro a buttarlo giù. Eccellente. E possiamo andare direttamente dal campione? Non lo so. Non lo so, fatto sta che prima farò una tappa sicuramente al Pokémon Center per ristabilire la salute dei miei Pokémon, che è piuttosto incerta. Snover è al 45, tra l'altro, quindi ci ho guadagnato 5 livelli con la perdita del mio Beartic, ma avrei preferito mantenere entrambi i Pokémon, se devo essere onesto. Vado un attimo via, però. Voglio regalarmi il piacere di una lotta in rotazione prima del capopalestra, quindi affrontiamo subito questo avversario senza pensarci altre volte. Intanto sto sudando davvero come un suino. Bastardo. Comunque parte la sfida con Manuelina veterana che schiera in campo Herdier, Clefairy e Basculin dalla parte avversaria. Eccellente. Mentre dalla mia ho fatto un paio di sostituzioni. Speriamo che Pigrone l'abbia messo primo. Sì, perfetto, l'ha messo primo. Perché con un corpo scontro mi dà l'idea di poter fare davvero male ai Pokémon dell'avversario. Intanto c'è un cambio in Basculin da parte di Manuelina e arriva Foglie Lama. Ah, Foglie Lama dell'avversario, ok. Infatti mi sembrava di essere andato per il corpo scontro, dico strano. Stranissimo, comunque. Arriva il corpo scontro e non è letale, incredibile. Non mi aspettavo questa cosa. Vado ancora per il corpo scontro, perché no? Cambio in Clefairy dalla parte dell'avversario. Quindi andiamo per il corpo scontro, vediamo se è letale almeno su di lui. Ti prego, dimmi di sì. Certo che no. Certo che no. Arriva il Cie di regalo dell'avversario che fallisce. Che fallisce. Quindi vado ancora per il corpo scontro, visto che sembra che stiamo facendo a pezzi la squadra dell'avversario con questa mossa. Eccellente. Corpo scontro colpisce quel Clefairy e Pigrone è libero di guadagnare un pochino di esperienza in più. Adesso insisterei ancora per il corpo scontro, perché no? Abbiamo visto che ha fatto davvero male all'avversario e perfetto, l'avversario cambia in Herdier. Io vado per il corpo scontro e vediamo di spezzargli le ossa della schiena. Paralizzato, eccellente, paralizzato, quindi gliel'ho davvero spezzate. Si è rotto un pochino il midollo spinale ed è rimasto paralizzato. Però riesce comunque a fare un battiterra e questa cosa non mi va molto a genio. Ragion per cui andrei per il Legnicorno, tanto sono più veloce di questo Herdier. Basculin sarebbe comunque più veloce di me, quindi questo drop di velocità non mi interessa molto. Questo debuff in velocità non mi interessa molto. Basculin quindi è l'ultimo Pokémon dell'avversario e se la dovrà vedere col mio Pigrone. Quindi a meno che non abbia una mossa migliore di Fendifoglia da mostrarmi, temo proprio che la sua sorte sia già scritta. Dragospira dell'avversario, attenzione, potrebbe essere una mossa migliore perché potrebbe paralizzarmi, ma non riesce a paralizzarmi, quindi Legnicorno, eccellente, guadagna un po' di vita in più. Quindi questo mi farà risparmiare su super pozioni da usare prima del capopalestra. Quindi ti ringrazio, amico mio. E Frusta sale al 40? No, al 39, scusatemi. Pensavo fosse già al 39, ho visto il 39 sullo sfondo. Invece no, era già al 39, dove, cioè era già al 38, doveva salire al 39. Sì, vabbè. Ci siamo capiti, insomma, spero. Comunque, tu conosci già tutto, bla bla bla. Io vorrei salire su, ma prima andiamo a curare il nostro piccolo ciccione, il nostro Slaking, perché non vorrei perderlo, grazie mille. Quindi Pigrone ristabilisce tutte le sue salute.
Cosa facciamo? Lasciamo lui prima in squadra oppure mettiamo qualcun altro? Mettiamo Drapion prima in squadra, che è il Pokémon a cui sono meno affezionato di questi qua. Che meno, ecco, mi interessa. Quindi voliamo un po' in cielo e vediamo di andare a sfidare il nostro Aristide. Così potremmo andare sul ponte. Com'è che si chiama quel ponte là? Non lo so, un ponte sul quale non potevamo salire. Quindi scontro di teste draghesche e andiamo a sfidare il nostro Aristide. Eccellente. Ti do il benvenuto. Io sono Aristide, capopalestra di Bareduopoli. Come sindaco mi occupo dello sviluppo della città, come allenatore tento di diventare sempre più forte. Ciò che cerco ora è un giovane allenatore in grado di mostrarmi un futuro radioso. Sarebbe bello se fossi tu a mostrarmi quel futuro, come hai fatto Iris. Proverò a mostrarti questo futuro radioso, Aristide. Basta che tu abbia Pokémon che siano alla mia portata, quindi Pokémon di livello basso, gentilmente, Aristide. Vediamo un po', mostra pure il bicipite, incredibile. Politoed, dimmi come ho messo Slaking primo in campo. No, ho messo Drapion, sono un coglionazzo. Con Legnicorno avrei potuto fare tante belle cose. Pressione di Politoed dalla parte avversaria. Un po' di pressure per me. E andrei per lo psicolancio quasi quasi. Vediamo di fargli un po' di danno e vedere un po', farci un'idea delle mosse che può avere quel Politoed. Andiamo per lo psicolancio e fa un bel danno all'avversario, un brutto colpo, e questa è una cosa di cui sono felice. E arriva un mega calcio dell'avversario. Mega calcio che va ad aprirmi il culo a metà. Ma va bene così. Adesso, non fuga magari, ma Pokémon, manderei in campo chi? Il mio Slaking, sì, scusate. Il mio Slaking è il Pokémon che dovrebbe entrare in campo, ma avevo selezionato Sceptile, quindi sono un po' impazzito. Ma andiamo in campo appunto il mio Slaking, e dall'altra parte arriva ancora il Mega Calcio che per fortuna riesco addirittura ad evitare, e andrei per il Legnicorno, quindi evitare eventuali danni ricevuti prima dall'avversario, però è più lento l'avversario, quindi ecco che il danno vado a prendermelo comunque. Quindi arriva il Mega Calcio e non mi fa moltissimo, vado per il Legnicorno giusto per guadagnare. Stavo per dire, giusto per guadagnare quei pochi PS, invece sto cazzo perché l'iperpozione è lo strumento usato dalla parte avversaria, quindi vado a recuperare praticamente tutta la vita, immagino, vediamo un po' se in effetti è proprio così o no. Nel caso non fosse così, come del resto è perché mi mancano 5 di vita, vado ancora per il Legnicorno, quindi apriamo a metà quel Politoed con l'ultima mossa. E vediamo un po' quale sarà la seconda scelta di Aristide capopalestra, il settimo capopalestra se non erro. Quindi siamo sempre più vicini alla Lega Pokémon, dove ci apriranno il culo a metà. Snoversal al 46, attenzione, vorrebbe imparare Flash. Madonna, che mossona! Bravissimo, sei scatenato, Snover. Ah, potrei comprare l'MT nel centro market lì, come cazzo si chiama, nel centro commerciale. Drapion dalla parte avversaria, comunque. E per quel Drapion. Pokéball che mossa ha? Scusami, non mi ricordo neanche più. Cambio marcia, confusione, Surf, acido bomba. Non mi piace. Non mi piacciono le tue mosse. Potrei mandare Frusta contro quel Drapion. Potrei mandare Frusta o Drapion stesso. No, Drapion stesso ha già ricevuto un po' di danno. Proviamo con Frusta. Proviamo con lui a vedere un po'. Ma quel Drapion penso sia abbastanza forte, perché il nostro comunque ha delle mosse interessanti, anche se alcune gliele ho date io con l'MT. Vediamo un po' questo Drapion comunque che cosa ha per noi. Io comunque andrei per un terremoto, non ce la faccio neanche a parlare. Doppio team dell'avversario, per fortuna sono andato con una mossa che è al 100% di precisione. Questo non vuol dire che è infallibile, perché adesso potrebbe fallire benissimo. Però arriva il terremoto, riesce a colpire l'avversario e di questo sono felice. Purtroppo non sono felice invece del danno che è ridicolo. Ancora doppio team dell'avversario, insiste così, vuole andare a schivare tutti i nostri attacchi. Intanto io devo tossire come non mai, non sapete. E terremoto purtroppo questa volta va a vuoto, eccellente. Insiste ancora col doppio team, ma certo che sì. Perché no? E quindi questo Drapion ci balla in faccia un'altra volta. E arriva un altro terremoto dalla mia parte, ti prego, brutto colpo, brutto colpo. Ok, brutto colpo non arriva. Ma proviamo ancora con un altro terremoto, chissà se è sufficiente a buttare giù l'avversario. Avversario che se ne va per il dispetto, quindi proprio è un Drapion figlio di cagna. Ma il terremoto riesce comunque a colpire e forse potrebbe essere fatale per l'avversario, ma certo che non è fatale. Vi sareste immaginati? Se fosse stato fatale, che culo sarebbe stato. Dispetto dell'avversario, quindi fa calare ulteriormente i pipi di terremoto. E per fortuna sono andato per un'altra mossa che tuono shock, che comunque riesce a colpire l'avversario. E a finirlo, ce l'ho fatta a prendere fiato. Quindi, punti ricevuti da Snover un po'. E Porygon è l'ultima scelta avversaria. Fa
Fantastico, fantastico perché mi sento libero di mandare in campo Pigrone contro Porygon. Chissà se sarà una scelta adeguata o meno alla situazione. Andrei per il corpo scontro, classico stabbato, potrebbe rischiare di paralizzare l'avversario che comunque è nella sua forma base, non è andato né su Porygon 2 né su Porygon Z, il nostro Aristide, di ciò sono felice. Arriva il corpo scontro e Porygon KO, con un brutto colpo tra l'altro, eccellente. Quindi settima medaglia guadagnata, guadagnata al costo medio, diciamo, perché non è né elevato né irrisorio di Beartic. Comunque il nostro Snover è salito di un livello, quindi ci vediamo la sua bella evoluzione. Snover che ha preso appunto il posto del Pokémon che siamo andati a perdere per una sbotta di sfiga veramente epica. Perché guardate, questa sfiga è stata atroce. Quindi, per il nostro defunto Beartic, se questo video vi è piaciuto, vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto, a commentare il video e soprattutto a condividerlo. E con questi occhi viola, cattivissimi, direi che ci lasciamo. E ci vediamo al prossimo video. Se Snover barra Beartic, no, Beartic non si chiama più, barra Bomasnow non vuole imparare altre mosse. Ok, non vuole. Se così vogliamo dire, perché come già ho anticipato in potere agli iscritti, mi sembra ho una cosa. Se lo volete chiamare, vediamo un po'. Tossina dalla parte avversaria, zio Bon. Santo il cielo, era proprio la mossa per cui volevo.